Siamo ritornati al passato per inventare la comunicazione del futuro. Radio Stapp, l'esperienza di ieri nei multimediali di oggi. Radio Stapp, l'unica. Per la pubblicità su Radio Stapp, chiama il numero 340 7559 392. Ehi, non ci lasciare. Jingle Spot. Residence Traiano, sugli altipiani di Arcinazzo. Prenotate, avrete uno sconto del 30% su pernottamento e ristorante. Diciassette partite da terzino, sette sconfitte per la Lazio. Ecco perché Simone Inzaghi decide di spostare Lulic a centrocampo. Il bosniaco, durante la rifinitura, si muove come mezzala sinistra. A Genova formerà la mediana del 4-3-3 insieme a Biglia in regia e Onazi centrodestra. Il recupero di Conco, salvo ripensamenti dell'ultima ora, permetterà l'avanzamento di Lulic a centrocampo e spedirà nuovamente in panchina Milinkovic. Conco ha recuperato dalla lesione all'adduttore. Verrà subito schierato titolare sulla fascia sinistra. Sulla corsia opposta toccherà Pasta. Patrick è squalificato. Per il serbo l'ultima dal primo minuto risale al 6 febbraio, sempre a Marassi contro il Genoa. Al centro confermata la coppia Ott-Gentiletti. Completeranno la linea difensiva davanti a Marchetti. Inzaghi recupera dall'infermeria soltanto Conco e Candreva. Deve rinunciare a Bicevac, Radu, Parolo, Kicina, Matri e Klose. Nessuno di questi si è allenato stamattina. Nessuno di questi verrà inserito nella lista dei convocati. In attacco torna il tridente Candreva, Djordjevic e Keita. Felipe Anderson ha deluso a Torino. Partirà tra le riserve. Residence Traiano, sugli altipiani di Arcinazzo, a due passi da Fiuggi, a un'ora di macchina da Roma. Per un weekend romantico, con gli amici, per la vostra settimana bianca, per le vostre vacanze. Residence Traiano, sulla via Sublacense. Immerso nel verde, con tutti i comfort e per il vostro piacere un ristorante ad hoc. Prenotate e ricordate il Tribunale delle Romane. Avrete uno sconto del 30% su pernottamento e ristorante. Residence Traiano, per evadere a due passi dalla vostra città. Siamo ritornati al passato per inventare la comunicazione del futuro. Radio Stapp, l'esperienza di ieri nei multimediali di oggi. Radio Stapp, l'unica. Per la pubblicità su Radio Stapp, chiama il numero 340 7559 392. Ehi, non ci lasciare. Jingle Spot. Residence Traiano, sugli altipiani di Arcinazzo. Prenotate, avrete uno sconto del 30% su pernottamento e ristorante. Buongiorno, cominciamo la conferenza, prego. Ciao Simone, buongiorno. Senti, si può dire che riprenderete la strada dal primo tempo di Torino? Perché poi, insomma, l'espulsione ha cambiato quella gara. Sì, penso che hai detto bene. Secondo me abbiamo fatto un primo tempo discreto. Discreto perché abbiamo avuto possesso, anche per scelta della Juventus, che insomma sapevamo che ci avrebbe fatto giocare e ci avrebbe aspettato. Forse potevamo essere più veloci una volta recuperata palla a verticalizzare, però secondo me, come ho detto nella conferenza dopo la partita con la Juve, avremmo dovuto avere un pochettino di personalità in più, di tentare la giocata, di essere più veloci. Poi abbiamo preso un gol su palla inattiva, che già la Juventus fa un campionato a parte. In più, se ci mettiamo del nostro col gol di palla inattiva e l'espulsione in Genoa, la partita dopo 5 minuti del secondo tempo era finita. Però sono, come ho detto, partita discreta che avrei voluto giocarmela anche secondo tempo in 11 per vedere la mia squadra in svantaggio di un gol, perché non era mai accaduto, che una squadra deve anche reagire quando subisce un gol. Nelle prime due partite fortunatamente non avevamo preso gol, abbiamo preso gol a 4 minuti dalla fine del primo tempo, poi al secondo siamo rimasti in 10, la partita era finita. Però insomma avrei voluto giocarmi il secondo tempo in 11 per vedere la reazione della squadra. Poi
Siamo rimasti in 10 e la partita dopo 2 minuti di secondo tempo era finita. Cosa vuoi vedere a Genova? Voglio vedere una squadra propositiva che va là per vincere la partita, per giocarcela nel modo migliore. Non abbiamo assili di classifica, quindi dobbiamo essere anche abbastanza spensierati mentalmente. Vogliamo andare là a giocarla. Abbiamo delle assenze importanti, perché Bisevac, Parolo e Close non si regalano, però purtroppo questo è il calcio, questo è il turno infrasettimanale, però sono convinto che chi andrà in campo farà il massimo. Residence Traiano, sugli altipiani di Arcinazio, a 2 passi da Fiuggi, a 1 ora di macchina da Roma. Per un weekend romantico, con gli amici, per la vostra settimana bianca, per le vostre vacanze. Residence Traiano, sulla via Sublacense. Immerso nel verde, con tutti i comfort e per il vostro piacere un ristorante ad hoc. Prenotate e ricordate il Tribunale delle Romane. Avrete uno sconto del 30% su pernottamento e ristorante. Residence Traiano, per evadere a 2 passi dalla vostra città. Jingle Spot. Agenzia del Mago Alberto, in via Candia 141B. Fantastico bonus di benvenuto sull'apertura del vostro conto online. È il turno infrasettimanale, però sono convinto che chi andrà in campo farà il massimo. Hai sempre detto che il calendario era difficile, le difficoltà erano oggettive. Il Milan, che però non sta facendo tutta questa grande cavalcata, ti dà qualche speranza in più? Oppure, insomma, ormai bisogna lavorare in prospettiva e parcheggiare un po' qualsiasi sogno? Ma no, insomma, ci sono 4 partite, 12 punti, tutto può succedere, ma quello che voglio è vedere la mia squadra, come l'ho vista fino ad oggi, perché anche a Torino, come ho detto prima, abbiamo fatto un primo tempo discreto e le prime 2 partite sono state ottime. Di qua. Prego. Ciao Simone, dal punto di vista tattico che partita ti aspetti con la Samp? Sicuramente sarà una partita giocata a ritmi alti, perché la Sampdoria ha ritmi alti, ha i 2 trequartisti dietro la punta che andranno aggrediti perché hanno qualità, quindi potranno metterci in difficoltà, ma siamo pronti a fare la partita nel migliore dei modi. Prego, di qua. Ciao Simone, volevo chiederti, per te è una partita un po' particolare, visto che, insomma, la Samp hai giocato anche se solo un anno, è una sfida un po' che ritorni volentieri lì? Sì, ho fatto 5 mesi, perché andai a gennaio, ci torno volentieri. Un bello stadio per giocare a calcio, e sicuramente sappiamo che la Sampdoria è una squadra con qualità, sicuramente potrebbe essere più in alto in classifica. Sappiamo che ancora devono raggiungere la salvezza, ci sarà da soffrire, ma al di là del risultato, che poi chiaramente è quello che conta, voglio vedere una squadra viva che va a Genova a giocarsi la partita. Poi chiaramente speriamo che gli episodi siano a nostro favore, perché a volte sono quelli che fanno girare una partita. Poi volevo chiedersi, c'è anticipato già Bisevac, Parolo e Close non ce la fanno, e c'è qualcun altro che è in condizioni, cioè un po' a metà? No, quelli convocati possono tutti giocare, poi vedremo, basta, e con Close sono pienamente recuperati, lui ci ha smaltito la botta così come gli altri. Sono quei 3 che non sono stati convocati, che non possono far parte della partita. Mister, buongiorno, mi presento Gianluca Lapenna, Radio 6 Lazio Fami, non ci eravamo conosciuti prima. Volevo fare 2 domande. Come sta Cataldi, nel senso che è una stagione un po' particolare questa per il centrocampista, non vederlo in campo neanche domani sarebbe magari una sorpresa, soprattutto per lei che lo conosce bene, quindi se ci chiede come vede il ragazzo, e poi se Lulic lo possiamo vedere anche a centrocampo o resta solo un'opzione per il ruolo di terzino sinistro. Grazie. Ma no, per quanto riguarda Danilo sta lavorando bene come tutti gli altri. Lo conosco bene, anche se io non ho avuto la fortuna di allenarlo
nelle categorie sotto. C'è pure Milinkovic che sta bene, poi abbiamo pure l'opzione Lulic, che stamattina nella rifinitura l'ho provato a metà campo, vedremo, ci abbiamo ancora 24 ore per decidere le ultime scelte. Agenzia del Mago Alberto, in via Candia 141B. Consigli del Mago in sede e schedine già pronte, giocate per voi. Fantastico bonus di benvenuto sull'apertura del vostro conto online. Agenzia del Mago Alberto, in via Candia 141B. Il posto migliore dove passare alla cassa. Siamo ritornati al passato per inventare la comunicazione del futuro. Radio Stapp, l'esperienza di ieri nei multimediali di oggi. Radio Stapp, l'unica. Per la pubblicità su Radio Stapp, chiama il numero 340 7559 392. Ehi, non ci lasciare. Jingle Spot. Il Tribunale delle Romane, Rete Oro, canale 18, tutti i venerdì sera. Sì, di qua. Prego. Salve mister, le chiedo se secondo lei il suo futuro, anche per la permanenza per il prossimo anno, è legato anche a quanti punti riuscirà a ottenere da qui alla fine, già tenendo in conto che ne ha conquistati 6 nelle prime 3 partite. Ma no, per quanto riguarda il futuro l'ho già detto alla vigilia di Palermo. Devo e dobbiamo cercare di far bene, poi al di là di una vittoria e un pareggio io penso che si debba apprezzare il lavoro mio e di tutto il mio staff, e poi insomma la società farà le proprie valutazioni. Quello che mi fa più piacere è che una squadra e dei ragazzi che mi seguono, che fanno di tutto per far sì che le cose vadano bene. Poi, secondo me, al di là, sono queste le sensazioni che deve avere un allenatore e una società. Che la squadra è con l'allenatore che ti segue. Poi, al di là di una vittoria e un pareggio, secondo me questo cambia poco. E poi, mister, le chiedo se ieri ha visto il derby della primavera e cosa pensa di questo nuovo corso. Bravi, ho visto il derby, sono stati molto bravi i ragazzi, è stato bravo lo staff nuovo, poi sicuramente sotto erano rimasti anche Cerasaro e Zappalà che erano con noi, quelli nuovi, Lensen, Santoni e Rocchi Junior hanno cercato di proseguire il lavoro che stavamo facendo e si sono visti i risultati, probabilmente avrebbero meritato la vittoria, ma va bene così. Prego. Mister, una curiosità, buon pomeriggio. A prescindere da quale sarà il suo futuro, possiamo dire che è terminata l'avventura di Inzaghi con il settore giovanile? Penso di sì, perché avrebbe dovuto magari terminare già prima, però volevo continuare, perché insomma ho fatto praticamente 6 anni, 5 anni e mezzo, è stato un bellissimo percorso che mi ha arricchito tanto, mi ha aiutato anche a sbagliare, perché sotto probabilmente puoi sbagliare di più, quando arrivi a livello professionistico puoi sbagliare meno. Mi porto dentro tante soddisfazioni, un bellissimo bagaglio personale, poi insomma penso che aver fatto 6 anni nel settore giovanile, 25 anni che sono nel calcio, un pochettino di percorso di gavetta penso di averla fatta. Microfono di qua. Scusa Simone, approfitto della tua gentilezza. Si parla di squadre, cioè il presidente della Lega Pro pare abbia fatto una proposta per le squadre B, eliminando in qualche modo il campionato primavera. Secondo te può essere una proposta intelligente, perché così magari i giocatori della primavera non rischiano, per esempio penso a Guerrieri come quest'anno, di non giocare, andando magari in Lega Pro trovano un campionato che credo sia decisamente più competitivo per quello che è il campionato primavera. Se ci puoi confermare questa cosa, che ne pensi in generale comunque di questa proposta? Ma io penso che sia giusto, secondo me si potrebbe mantenere sia la primavera e sia fare una seconda squadra che magari giocherebbe il giorno dopo l'impegno della prima squadra, così giocherebbero chi non ha giocato il giorno prima e i ragazzi della primavera più pronti a far parte della prima squadra. È un'idea e secondo me
andrebbe portata avanti con tutte le forze. E allora i convocati: Basta, Berisha, Biglia, Brafeid, Candreva, Cataldi, Djordjevic, Felipe Anderson, Gentiletti, Guerrieri, Hood, Keita, Conco, Lulic, Marchetti, Mattia, Mauri, Maurizio, Milinkovic, Morrison, Onazzi e Rossi. Grazie. Grazie. Tutti i venerdì dalle 21.30 alle 24 vedi il Tribunale delle Romane su Rete Oro, canale 18 e 518 del digitale terrestre. Il Tribunale delle Romane su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, dove potrai vedere le ultime puntate. Vieni a trovarci! Siamo ritornati al passato per inventare la comunicazione del futuro. Radio Stapp, l'esperienza di ieri nei multimediali di oggi. Radio Stapp, l'unica. Per la pubblicità su Radio Stapp, chiama il numero 340 7559 392. Ehi, non ci lasciare. Jingle Spot. www.pronosticoonline.com. Rubriche, pronostici e consigli per passare alla cassa. Mi aspetto un avversario che dispone di grandissimi giocatori. Una squadra costruita per ambizioni di Champions. Dispone, ripeto, di grandissimi calciatori. Basti vedere quelli che scenderanno in campo in attacco e anche quelli che andranno in panchina, perché uno tra Chiedà, Candreva e Anderson probabilmente andrà in panchina, quindi sicuramente una squadra comunque equilibrata anche se ha qualche assenza, e comunque forte anche se ha qualche assenza e anche qualche punto debole. Probabilmente è così, altrimenti non sarebbe questa posizione di classifica, ma mi aspetto una squadra che vorrà far risultato attraverso il gioco come è nella sua indole, e noi dal canto nostro dobbiamo fare la partita, mi aspetto la stessa partita in termini di intensità e di applicazione e di temperamento di Sassuolo. Ecco, quindi noi abbiamo bisogno assolutamente di punti e sappiamo che ci possiamo arrivare anche attraverso queste caratteristiche. Simone, differenze mie, ha avuto qualche anno in più di possibilità di crescere nel settore giovanile, e questo è un vantaggio. Io ho allenato poco al settore giovanile, molto di più tra professionisti. Quando si subentra le situazioni possono essere diverse da subentro e subentro, dipende dalla squadra in che condizioni sta. Io credo che lui abbia la possibilità di allenare veramente dei grandi calciatori, e molto spesso si riescono in breve tempo a esprimere meglio le proprie idee che non inizia dall'inizio se non hai un'esperienza adeguata. Quindi io credo che lui abbia un'esperienza adeguata del settore giovanile, e che questa esperienza sicuramente lo migliorerà ancora di più. A prescindere dalla prossima partita in casa, noi abbiamo bisogno di chiudere i conti, e se abbiamo un buon vantaggio non va sottovalutato, non ci dobbiamo far prendere dall'ansia, ma sappiamo che ci manca ancora una vittoria per essere definitivamente fuori, e ci teniamo a farlo domenica, ci teniamo a regalare una vittoria importante al nostro pubblico, che ci ha dato di più di quanti risultati gli abbiano ridato, insomma, quindi c'è anche questo stimolo ulteriore, ma abbiamo voglia di chiudere la pratica, abbiamo speso tanto, anche se penso a quando ha iniziato il campionato della squadra, qualche giocatore sicuramente ha dato tutto anche in termini di testa, e quindi abbiamo bisogno di chiuderla qui, dai. Non credo molto al calendario, non ci credo molto, sono altre tre partite che comunque la Samp le può vincere, e sono difficili, ma come erano con l'Udinese, come era col Chievo, come era con la Sassuolo, le partite sono Serie A a questi livelli, a questo punto della stagione sono tutte difficili e piene di insidie, quindi io del calendario non sono particolarmente preoccupato. Affrontato tante volte da ex la Lazio e con altre maglie, insomma, penso anche a Firenze, quindi no. Non c'è una, come dire, una competizione ulteriore, no? non la sento. Sono concentrato più al fatto che abbiamo bisogno di punti, e la mia mente si ferma lì. Faccio gli auguri pubblicamente, insomma, anche alla moglie Manuela, e ci siamo sentiti per messaggio e penso più tardi di chiamarlo, e sicuramente sarebbe la ciliegina, ecco.
sapendo anche che non c'è probabilmente domani, quindi abbiamo qualche possibilità in più. www.pronosticonline.com. Tutti i venerdì in esclusiva i pronostici del Mago Alberto, inoltre Help Serie A, Help Premier League, Help Liga, Help Bundesliga, tutte le curiosità, le statistiche, i precedenti e i consigli dei nostri esperti, partita per partita, per passare alla cassa. Su pronosticonline.com trovate anche i consigli per il fantacalcio di Emiliano Donati. Pronosticonline.com vi ricorda che scommettere è vietato ai minori di 18 anni. Scommettete sempre responsabilmente. Siamo ritornati al passato per inventare la comunicazione del futuro. Radio Stapp, l'esperienza di ieri nei multimediali di oggi. Radio Stapp, l'unica. Per la pubblicità su Radio Stapp, chiama il numero 340 7559 392. Ehi, non ci lasciare.